le parte la palpebra, a Papà Vito gli parte il sopracciglio, alla zia Mimina le parte la voce, alla nonna Concetta la dentiera, la perde di continuo e fa finta di niente come se... Angela Di Gaetano a Foggia per il weekend della Festa della Donna, uno spettacolo di teatro civile che parla di donne ambientato, se abbiamo capito bene, nel sud, in Puglia, in Salento. E come nasce questo spettacolo? Qual è la sua particolarità? Allora, questo spettacolo nasce dall'esigenza mia personale di scrivere uno spettacolo ambientato, una storia in particolare ambientata nella mia città, Lecce. E, da un modo nostalgico mi è venuto anche di ambientarla in un tempo lontano, negli anni 50. E, ho parlato di storie completamente inventate, ma comunque vicine a me e alla mia famiglia. E, questo è stato, diciamo, il motore. Poi nella scrittura si sono aperti dei mondi a me, diciamo, sconosciuti, è stata una specie di sorpresa. E l'altra esigenza era quella di parlare dell'universo femminile e anche del mondo dell'adolescenza, soprattutto anche dei tabù e dei pregiudizi tipici della società di quel tempo. Quindi un'ispirazione personale per un monologo che è anche musicale. Sì, assolutamente sì, infatti la scelta delle musiche è stato l'altro motore, grazie anche alla presenza del mio collega Vito De Lorenzi. Quindi la presenza della musica accompagna tutto lo spettacolo. Pierluigi Bevilacqua, direttore artistico del Piccolo Teatro Impertinente, coraggioso cofondatore di questa struttura insieme a Enrico Cibelli. Come sta andando la stagione? Sappiamo che nel weekend ci sarà la seconda della terza ospitata in cartellone prevista per quest'anno. Cosa ci aspetta ancora e come sta andando per adesso la stagione? Ma io credo che stia andando abbastanza bene, anzi siamo molto contenti di come sta andando. Abbiamo gli ultimi appuntamenti, oggi abbiamo la fortuna e anche siamo riconoscenti ad Angela De Gaetano per aver scelto il nostro spazio per portare in scena il suo spettacolo, e quindi è un posto che ovviamente si aprirà sempre di più a nuove collaborazioni. Poi che siano sempre in questa stagione, che siano tutte e tre le collaborazioni esterne pugliesi, ci fa ancora più piacere, ma insomma non ci sarà soltanto questo, ci saranno tante altre piccole cose fino a fine giugno, per cui diciamo che sta andando bene, siamo soddisfatti, incrociamo le dita e vediamo come va. Non solo naturalmente nuove drammaturgie, ma anche teatro famiglia e questa formula di cena comanda colore. Di che si tratta? Cena comanda colore è stato un esperimento che nell'ambito dei due appuntamenti ha già funzionato, per fortuna, per il primo, che è stata una cena con delitto fatta qui. Abbiamo organizzato con enorme fatica, ma anche con tanta soddisfazione, il palco l'abbiamo reso quasi una piccola trattoria. E ci sarà un altro appuntamento dedicato soltanto ai bambini, per cui il rapporto cibo-teatro vissuto direttamente sul palco sarà un'altra occasione per portare a teatro in una veste diversa nuovi spettatori, in quel caso ovviamente dedicato ai ragazzi.